la necessità di reagire, di dare un segno molto forte, di intervenire anche su quegli edifici che non sono stati danneggiati direttamente dal sisma, ma che se riqualificati sotto profilo energetico, sotto profilo antisismico, trasmettono l'idea più generale di una regione che sta appunto contribuendo a qualificare il proprio patrimonio. L'università come centro strategico della vita della regione, ormai le università si occupano di crescita, di investimenti, di formazione, di ricerca, ma hanno sviluppato, oltre alle missioni tradizionali, quella cosiddetta terza missione, che è proprio quello di affiancamento all'economia marchigiana sotto il profilo dell'innovazione e della strategicità. 28 milioni di euro, ovviamente la parte più significativa alle università che stanno nell'area del cratere, parliamo di 10 milioni e mezzo per Camerino, 7 milioni per Macerata, 5 milioni e mezzo per Urbino e 5 per Ancona, perché tutto il sistema universitario sta partecipando attivamente e positivamente al rilancio della nostra regione. Ed è giusto riconoscere a tutti quanti risorse significative. Si va da Urbino, che ha deciso di riqualificare sotto il profilo antisismico energetico tutti i college per gli studenti, quindi una grande operazione anche in termini di immagine, Ancona che investe sul rettorato, quindi restituendo a questo spazio una qualità e una dimensione diversa anche in termini di innovazione nel rapporto con gli studenti, l'Università di Macerata e Camerino che intervengono su edifici che non sono stati gravemente danneggiati dal sisma, ma che hanno bisogno appunto di essere rafforzati e riqualificati, perché gli studenti e le famiglie vogliono poter entrare in edifici sicuri anche alla luce di quello che continua ad accadere. Quindi siamo nel cuore, insomma, dei bisogni e delle necessità dell'università, con l'obiettivo di dare un grande segno di rilancio. Bisogna reagire anche a quello che accade tutti i giorni guardando al futuro e creando le premesse per poter lavorare bene, anche tenuto conto di quello che la natura poi ci dà. Le risorse destinate alle scuole, ho sottolineato in una conferenza stampa qualche mese fa, quindi in tempi non sospetti, non sono mai state così abbondanti, nel senso che oltre 500 milioni di investimento sulle scuole marchigiane, fra quelle danneggiate dal sisma, ma molti anche in quelle non danneggiate, proprio per rafforzare da sotto il profilo strutturale. Uscirà, anzi se non è uscito, un nuovo bando anche adesso per circa altri 40 milioni di euro di investimento. Poi questo è quello che arriva tramite finanziamento, insomma, da parte della Regione e dello Stato, e poi ovviamente ognuno poi dovrà fare un pezzo di strada nel gestire e dare le priorità in maniera opportuna rispetto al quadro di conoscenza che ha delle proprie scuole.